Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel decimo episodio di Fuga da Monkey Island. Come sempre, se vi siete persi gli scorsi episodi, andatevi lì a recuperare prima di vedere questo. Bene, ci eravamo lasciati nello scorso episodio dopo aver raggiunto Jambalaya Island e proprio qui, in quest'isoletta, dovremmo trovare tutti gli ingredienti per poter, diciamo, comporre l'insulto supremo. Avevamo anche avuto da una signora in un negozio, appunto, alcune informazioni riguardanti la prima parte dell'insulto supremo, che è praticamente una statuetta d'oro. In sostanza dobbiamo vincere una gara di tuffi per potercela permettere, cioè per potercela procurare. E quindi ripartiamo proprio da qui, quindi ci vediamo subito nel gioco. Bene ragazzi, allora, dal baretto qui è tutto. Direi di uscire dalla porta e andiamo un pochino ad esplorare quest'isola, perché in realtà, oltre a Marrick, con cui abbiamo insomma riparlato. Oh, ma perché non corre? Corri! Aspetta, scusate. Ecco. Oltre a Marrick abbiamo, eccolo qua, rincontrato la scorsa volta, c'è anche un'altra persona che dobbiamo rincontrare. Allora, andiamo prima di tutto, eccola qua, siamo sull'isola. Qui sulla sinistra vediamo la gara di tuffi, ci andremo dopo. Per ora continuiamo fino in fondo e andiamo in questa casetta, perché ecco, guardate un po' chi c'è. L'emporio multiproprietà di Sten, quindi torna in grandissimo stile Sten, con anche la musica caratteristica, e direi parliamoci così vediamo in che cosa si è buttato. Credo sia la, diciamo, adesso si è buttato nell'immobiliare. L'avevamo lasciato che aveva praticamente, si era buttato nel campo delle assicurazioni, quindi praticamente abbiamo fatto primo gioco vendita di navi, secondo episodio, secondo gioco vendita di bare, poi assicurazioni e ora dovrebbe essere proprietà. Proviamo a parlarci, vediamo un po'. Stan, sei tu? Oh, ma guarda, se non è il mio vecchio amico Bob. Guybrush. Certamente, certamente. No. Benvenuto al bazar immobiliare di Stan, dove gli affari sono affari e gli immobili rimangono immobili. Ok. Volantini, credevo che tu vendessi polizze vita. Esatto, lì eravamo rimasti, eh. Credevo che tu vendessi polizze vita. Quel business è morto, hai capito? È morto! No, sul serio, non si facevano più soldi. Si era prosciugato. Perché? Tutti i miei clienti morivano e si trasformavano in fantasmi solo per riscuotere le polizze. Bisogna essere flessibili, Tipo ragazzo. noi. Capisci cosa intendo? La multiproprietà è il trend del futuro. Noi abbiamo fatto esattamente la stessa cosa, ovviamente. Perché hai la scrivania all'aperto? È una giornata bellissima. Come si fa a lavorare all'interno con una giornata come questa? Ci sta, ci sta. Ah, sul serio, perché stai all'aperto? Per un piccolo problemino con i locali parassiti. È il problema che è piccolo. I parassiti, in effetti, sono piuttosto grossi. Ma niente paura, me ne sto occupando. È solo un piccolo insuccesso. Ciò che importa è che le case multiproprietà sono in pratica quasi disinfestate. Ok. Ora ti dai al settore immobiliare? Multiproprietà, amico mio. Cerchi una seconda casa? Vuoi investire nel mattone? Una piccola entrata extra. Puoi smettere di cercare. Non puoi permetterti di non approfittare di questa opportunità unica. E per le prossime 24 ore, solo per esserti fermato ad ascoltare la mia offerta, hai diritto a un pasto completo con tazza di scimmia omaggio al Planet Free Food. Un solo pezzo per cliente, fino ad esaurimento scorte. Offerta non valida ove proibita dalla legge nello stato del Wyoming. Dai, proviamoci. Fammi l'offerta. Ottima decisione, amico mio. Mi ringrazierai dopo che avrai ascoltato questa eccitante opportunità. Resta con me. L'intero discorso dura meno di 3 ore. Orc, preparati a sbalordirti per ciò che vado a raccontarti. Qual è il miglior investimento per i tuoi sudati risparmi? La borsa? No, troppo instabile. Le futures della carne d'anatra? No, le anatre campano poco. Figurine di porcellana? Bah. Ops, troppo fragili. Allora cosa? Una parola. Multiproprietà! Ecco la risposta. Il mattone. Lascia che ti illustri come un piccolo investimento oggi possa diventare una incredibile fortuna in appena poche generazioni. Madonna, che palle. Meno male che hanno tagliato. Allora, c'è qualcuno qui che non vede l'ora di investire? Stiamo dormendo. Ehi, svegliati. Eh? Ah, oh, amico.
sentieri appisolato. Oh, scusa. Ehi, non c'è problema. Non sono il tipo da lasciarmi sfuggire questa opportunità unica. Torna quando sarai pronto ad ascoltare tutta la mia proposta. Sai dove trovarmi. Dai, ma come? Porca miseria. Vediamo i volantini allora, dai. Parlami di questi volantini. Fatti un regalo. Leggili. Sono pieni di incredibili informazioni sulle multiproprietà di Stan. Prendene uno. Sono gratis. Sono fatto così. Mi piace regalare le cose. Va bene, grazie. Comunque, multiproprietà, vabbè, per chi non dovesse sapere come funziona, praticamente una casa viene acquistata da più persone, ognuno diventa un proprietario e poi bisogna dividersi ovviamente le spese e anche dividersi la, quando uno, diciamo, può andare, quando l'altro può andare. Quindi, per esempio, ad agosto una persona può andare solo la prima settimana, l'altro può andare la seconda settimana. Sono queste le multiproprietà. Quindi, diciamo, avanguardista come sempre, Stan. Lavori per Ozymandril? Ozymandril? Lascia che ti dica un paio di cose su Ozymandril, ragazzo. Ozymandril non sa cosa significhi essere un vero imprenditore. Non conosce l'eccitazione della contrattazione, l'estasi di una vendita a lungo sudata, l'agonia di un cliente perduto. Tutto ciò che Ozzy vuole è una fila ordinata di zombie pronti ad acquistare la sua spazzatura prefabbricata, prevalutata e preconsumata. Ora ti chiedo, ragazzo, dov'è il divertimento in tutto questo, eh? Dov'è la passione? Non ti ha voluto assumere, eh? Neanche un colore. Vediamo l'insulto supremo e sa qualcosa. Hai mai sentito parlare di qualcosa chiamato insulto supremo? Perché? Ne stai cercando uno? Sì. Sai dove posso trovarlo? Non al momento, ma forse potrei comprarne qualcuno. Se il ricarico fosse interessante, quanti pezzi credi che potrei piazzarne? Lascia perdere. Ok, quindi no, bene. Mi arrangerò da solo. Non puoi permetterti di pensarci su troppo. Questo affare non durerà per molto. Ok, ma qua ragazzi vedo in realtà... niente, non riesco mai... Ecco, è difficile beccare la sequenza giusta per correre. Vasetto di colla, piglialo. Già che ci siamo, guarda. Ok. What else? Vediamo un po'. Questa sì che è una bella spiaggia. Se pensi che sia bella adesso, immagina come sarà con l'aggiunta di 3 dozzine di pittoreschi bungalow e multiproprietà. Come potrebbe essere un miglioramento? Varietà, ragazzo! Il pepe della vita! Una spiaggia vuota è eccitante quanto una tela bianca. Capisci cosa intendo? No, davvero. Ma va bene. La nuova azienda di Stan ha un aspetto molto allegro. Dice Emporio Multiproprietà di Stan. Oh ragazzi, allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prepararci, diciamo, con qualcosa, con qualche aiutino al discorsone che purtroppo dovremo risorbirci di nuovo, fortunatamente tagliato, di Stan. Però ecco, noi abbiamo la tazza di groggoncino che è, in teoria l'abbiamo presa nello scorso episodio, e in teoria dovrebbe essere caffè anche, no? Quindi se la beviamo dovremmo durare un pochino di più e non dovremmo addormentarci. In questo modo ovviamente ci aggiudichiamo, diciamo, quello che ci diceva del Planet Hollywood. Allora, il Planet Tripwood, scusa. Allora, proviamo. Wow, alla faccia delle bombe di caffeina! Mi sento come se mi fossi bevuto un'intera piantagione di caffè, con i muli e tutto. Olè, vai. Allora, siamo pronti, eh? Vai. Salve, Stan. Cosa posso fare per te, ragazzo? Vai. Ci buttiamo due o cos'era? Quasi 3 ore di parlantina. Vai. Parlami ancora di questo affare delle multiproprietà. Farà un piacere, amico mio, dai capienti pantaloni. Dovresti essere toccato nella testa per non approfittare di questa opportunità unica. Madonna, ma guarda che scatti che abbiamo con la testa. Offerta non valida. Vai, va bene. Vai, ci siamo, siamo pronti. Cioè, ma siamo schizzati. Fammi l'offerta. Ottima decisione, amico mio. Ok, dai, ci siamo. Allora, c'è qualcuno qui che non vede l'ora di investire? Oh, cavoli. Sembra davvero interessante, ma prima devo consultare mia moglie. Ci puoi scommettere? Non vorrai mica rischiare di finire a dormire nella cuccia dei cani, vero? Giusto. Voglio dire, se no dove dormirebbero i barboncini piragna? Bene, grazie per il tuo tempo. Tieni questo buono omaggio per un pasto completo con tazza di scimmie d'argento al Planet Triple. Vai, da parte ottimo. Del tuo vecchio amico Stan. Grazie, bro. Gentilissimo.
Ok, ma questa schizofrenia quando è che ci passa? Va bene. Mi arrangerò da solo. Non puoi permetterti di pensarci su troppo. Questo affare non durerà per molto. Ottimo, ragazzi, eccolo qua. Volantino delle multiproprietà. No, scusate. Dov'è? Ah, no, eccolo. Questo buon omaggio è usufruibile in qualunque ristorante Planet Treatwood ed è valido per un pasto completo con tazza di scimmia. L'offerta è valida fino al 25 dicembre. È vietata la riproduzione. L'offerta non è cumulabile con altre e non è valida per impiegati o schiavi del gruppo Planet Treatwood. Le promozioni sono soggette a variazioni, quindi non rompete se ciò accade. Ok, non rompete. Bene, allora ragazzi, direi torniamo in città perché ecco il Planet Treatwood ci aspetta. Però ecco, subito prima di entrare, credo che il groggocino sia finito. Ok, meno male. Subito prima di entrare nel Planet Treatwood dobbiamo un attimo fare visita. Oh, e corri, niente, non riusciamo. Alla micro groggeria, vediamo un po' qui dentro che cosa abbiamo. Benvenuto nella migliore microgroggeria della città. L'unica, direi, non la migliore. Va bene. Ma questa sbaglio è Carla. Ah. Carla! Dove? Tu sei ubriacato. Cosa stai facendo? Che diavolo ti sembra che stia facendo? Sei ubriacata. Mi sembra che tu stia bevendo schifoso microgrog fino a svenire. Lei, questa è una grande idea. Grazie del suggerimento. Ma porca miseria. Perché ti stai ubriacando? Bevo per dimenticare. Dimenticare cosa? L'ho dimenticato. Stai cercando di dimenticare Monkey Island? Ecco cosa! Sto bevendo per dimenticare tutto il tempo che ho passato a Renata su Monkey Island. Grazie per avermelo ricordato. Ora dovrò ricominciare a bere da capo. Ah, scusa. Non l'abbiamo distrutti comunque con quel viaggetto. Bere non è la risposta, Carla. Dipende dalla domanda, no? Vuoi aiutarmi a trovare i componenti dell'insulto supremo? Stammi a sentire. Vai, Grash, Brash Guy, Tip Good. Resterò qui e terrò gli occhi aperti per qualsiasi pezzo di insulto supremo che dovesse passare. Ok? D'accordo allora. Barista altro grog, miserabile bastardo. Oddio, che disastro. Ti piace questo posto? È orribile. Il grog è più leggero della tua testa. Non mi permettono di organizzare duelli. E tutte le patatine sono al gusto di formaggio light. Va bene. Se questo posto è così tremendo, perché non te ne vai? Due ragioni, figliolo. Uno, questo è l'unico posto su questo stramaledetto sputo di isolotto per famiglie dove un pirata può trovare da bere. E B, credo che qualcuno mi abbia rubato le gambe. Perché? Perché non le sento. Va bene, ti lascio la tua licenza. Ciao, capitano. Bella zia. Allora, parliamo col barista, va che è meglio. Madò, come sei ridotta. Salve, come va? Cosa posso fare per te? Allora, vorrei qualcosa da bere, per favore. Carta d'identità? No. Bene, allora non ti posso dare la roba buona, ma ti posso offrire questa nuova bevanda poco inebriante simile al grog. È chiamata Groghino. L'abbiamo creata qui nella nostra microgrogheria proprio per persone come te. Contiene alcol sufficiente a stordire un piccolo pappagallo. Cosa significa questo? Assaggiene un po' e dimmi cosa ne pensi. Dai, se proprio dobbiamo, proviamo sta cosa, mamma mia. Vediamo un po'. Forse è più tardi. Va bene. Cos'è quel coso laggiù con la sella? Quello, amico mio, è il minaccioso manato meccanico. Che diavolo è un manato? Il manato è un mammifero marino che pascola sul fondale nelle acque profonde. Sono lunghi normalmente dai 9 ai 10 piedi e pesano circa 1000 lire. Non suona minaccioso per niente. Sembra di più una mucca che nuota. Sì? Prova a strappare l'erba da dentro la bocca del manato e guarda come diventa minaccioso.
Ok, ecco cos'era il manato, l'avevamo visto nel titolo di questo, diciamo, capitolo del gioco, no? Che avevamo detto, ma che cos'è il manato? Ok. A cosa serve questo manato meccanico? Più che altro come intrattenimento. Ma come speciale promozione offriamo un buono Planet Reboot per un pasto completo con tazza di scimmia a chiunque riesca a cavalcare il manato regolato al massimo. Ma perché ci servono tutti questi buoni, boh? Vorrei tentare di cavalcare quel manato. Benone! Vediamo cosa sai fare. Mi sa che non finirà bene. Cominceremo dal livello vitellino, che non dovrebbe presentare nessun problema per un ragazzone robusto come te. Pronto? Mi era malissimo. Oh. 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 Vedi, lo scopo è restare sopra al manato. Pivello! Guarda te, scusate un po', ma noi abbiamo preso la colla prima, ma se noi ce la piazziamo sopra, capire? Usa vasetto di colla. Spalmerò un po' di colla qui sopra. Bravo. Oh, voilà. Siamo. Una piazza di colla. Scusate un po', se ora riproviamo con la colla sopra ce la dovremmo fare. Dai. In teoria. Salve. Come va? Cosa posso fare per te? Perché quest'isola sembra così sana? Ebbene, gli abitanti di quest'isola, insieme alla Ozymandril Enterprises, hanno lavorato sodo per costruire un'isola pulita, affabile e confortevole per le famiglie. Confortevole per le famiglie? Sì. Non gradiamo molto i burberi pirati ragamuffin di queste parti. Non sono dei modelli da imitare. Modelli da imitare? Mi sembri sorpreso. Dimmi che non sei uno di quegli sporchi e indesiderabili pirati che spaventano sempre i bambini, è così? Oh, no, no. Io cerco di piantare un albero e dare lezioni di parolacce, di grammatica ai bambini ogni giorno. Bravo, buon per te. Allora, vai. Cos'è quella faccenda del manato qualche cosa? Si chiama minaccioso manato meccanico. Dai, vogliamo? Proviamo di nuovo perché... Voglio provare ancora a domare il manato. Benone! La colla. Vediamo cosa sai fare. Ma ci siamo, eh? Mo, cioè, non può succedere nulla. Ok, nuovo. Cominceremo dal livello vitellino, che non dovrebbe presentare nessun problema per un ragazzone robusto come te. Vai tranquillo. Pronto? Vai. Yahoo! Ma cominciamo a toglierci se siamo incollati con la colla. Non male. Ok, adesso aumentiamo il ritmo fino a raggiungere il massimo. Reggirà la colla? Due ore dopo? Vai così, cowboy! Ah, non è ancora finita! Quasi! 3, 2, 1! Ce l'hai fatta! Ce l'hai fatta! Madò! Morto! Credevo che ti avremmo perso a livello mucca pazza, ma ce l'hai fatta. Sei entrato in una ristretta elite, amico. Non molti sono sopravvissuti alla cavalcata del manato selvaggio. Accomodati al bar, compagno, che ti do il tuo buono per un pasto completo con tazza di scimmia. Vai. Ecco qui. Goditi il premio. Ma... scusate, ma quanti... Attento, non mi spaventare i clienti. Non ti preoccupare. Ma quindi scusami, buono e buono. Quanti ne abbiamo? Due buoni, vabbè. Meglio di uno, che vi devo dire. Ragazzi, direi andiamo a spendere i nostri ben due buoni al Planet Trip Food. Vediamo un po' che cosa si può prendere. Allora, vai un po'. Ti metto, vai, entra. Al Planet Tripwood. Ammirate i souvenir delle più famose avventure di Guybrush Tripwood. Ah, le avventure ora sono di Guybrush Tripwood, ok. C'è i souvenir, vediamo un po' il menù del giorno, che cosa abbiamo. Grandi chef dell'area delle tre isole. Chef acciaio inox, chef rame, chef stagno, mai sentiti nominare.
Va bene, menù del giorno. Il menù di oggi è delizia del maestro di spada, Guybrush temibile pirata burger, aragosta lechak e insalata imperiale ele. Ma i temibili pirati come me non mangiano insalate. I drink del giorno sono limonata largo e fat fizz. Va bene. Ma ok, allora dai, proviamo, come devo dire. Vediamo com'è. Ah, ok. E con chi possiamo parlare? Con io ho un posto sto tizio qua. Souvenir. Possiamo prendere? Ehi! Guardare ma non toccare. Vediamo il turista che c'è da dirci. Scusami? Sì? Sembri un po' goffo per essere un pirata, non credi? Ah, per Diana, io un pirata. Ah, mi piacerebbe. I pirati sono i migliori. Ah, sono un commesso di un negozio per animali in vacanza, sai? Bene. Non hai paura di imbatterti nei veri pirati? Nah. Ah, lo sanno tutti che Ozymandril ha cacciato dall'isola i veri pirati. Ebbene, grazie a lui posso indulgere nella mia passione dei ricordi pirateschi, capisci? Senza il rischio di dovermi imbattere in pirati veri. Invece? Come reagiresti se ti dicessi che hai di fronte un vero pirata in questo momento? Ma fammi il piacere. I veri pirati hanno cicatrici e pappagalli e gambe di legno, cose del genere, insomma. Assomigli di più a uno di quei pirati per bene, attori che Mandrill noleggia per intrattenere i turisti. Ma io sono un pirata vero. Sono Guybrush Threepwood. Oh, non essere stupido adesso. Il vero Guybrush Threepwood è alto più di 7 piedi, indossa un cappello grondante del sangue dei suoi nemici e ha il fantasma del suo pappagallo favorito appollaiato sulla sua spalla, proprio lì, sì. Wow, sono più spaventoso di quel che pensavo. Vabbè. Sto cercando i componenti dell'insulto supremo. È uno dei giocattoli omaggio del Planet Threepwood? No, è un talismano voodoo dall'indescrivibile potere distruttivo sulla psiche umana. Sto cercando di impedire a un malvagio pirata ancora in vita di riuscire ad assemblarlo. Acci picchia! Una ricerca! Ah, è come il gioco di ruolo sui pirati che faccio a casa mia. A cosa assomiglia questo insulto supremo? Vediamo se lui sa dirci qualcosa. Allora, l'uomo d'oro in realtà sappiamo che è la gratitufi, però... Proviamo, però non credo che ci saprà dire nulla. Uno dei componenti assomiglia ad un uomo d'oro. Ah, mi ricorda il modellino in scala del vendicatore giallo che ho a casa. Non penso che sia quello. Ok, quindi non lo sa, però ce l'ha detto già l'altra. Vediamo allora il cappello. Cioè, qua mi sembra che i turisti ognuno ci dia un'indicazione, mi sembra di aver capito quello, però vediamo se è vero. Uno dei componenti sembra un cappello da pirata di bronzo. No, non credo di avere abbastanza punti esperienza per ottenere un indizio. La scimmia lo saprà. Uno dei componenti sembra una testa di scimmia d'argento. Una testa di scimmia d'argento, eh? Ah, potrebbe essere la tazza di scimmia d'argento, quella che usano nelle occasioni speciali qui al Planet Threepwood. Ah, ok, magari è proprio la tazza omaggio che vogliamo noi, ok. Pensi che la tazza di scimmia d'argento sia uno dei componenti, eh? Ci scommetterei la metà dei miei punti attacco. Ok, ottimo, quindi abbiamo avuto indicazioni sulla tazza, la testa di scimmia, che altro non è che una tazza, e l'uomo d'oro, ok. Ne ho avuto abbastanza Bene. Di parlare dell'insulto supremo per adesso. Bene, ti saluto. Mi arrangerò da solo. Oh. Arrivederci. È stato un piacere, bro. Allora, direi andiamo dal tizio, ordiniamo. Porca. Perdonatemi. Vai. Sì, desiderate una caricatura piratesca gratuita. Ma aspetta, non era il tizio del bar, vabbè. Caricatura piratesca gratuita? Sì. Per incrementare l'atmosfera giocosa e filibustiera del Planet Threepwood, la Ozymandril Enterprises ha assunto me, Christopher Kilometer, per disegnare caricature dei nostri ospiti a tema piratesco. Ne desiderate una? Certo. Perché no? Fantastico. Solo un istante. Sapete cosa mi piace dei pirati? Sono così sportivi. Voglio dire, tutto quel navigare, combattere, sana vita all'aria. Qual è la vostra attività piratesca preferita? Ho un debole per il fragore di un buon duello. Ci sta? Adoro l'odore di polvere da sparo al mattino, profuma di vittoria.
Se devo dirlo, non c'è niente di paragonabile all'eccitazione dello scoprire tesori nascosti, ripensandoci una volta voglio... E... Adoro l'odore di polvere da sparo al mattino. Profuma di... vittoria. Naturalmente la polvere da sparo nel tardo pomeriggio tende ad odorare di couscous vecchio di una settimana. E questo è il motivo per cui cerco sempre di combattere prima di pranzo. Sapete cos'altro mi piace dei pirati? I loro accessori. Assolutamente fuori di testa. Gambe di legno, bende, pappagalli, uncini. Sono così meravigliosamente eccentrici. E qual è il vostro accessorio piratesco preferito? Credo che quelle gambe di legno siano davvero buffe. Non ho mai incontrato un pirata che non fosse innamorato della sua benda sull'occhio, giusto? Un pirata con un pappagallo sulla spalla è davvero all'ultimo grido. Io penso che sia di un ritratto poco rispetto... Ma non è che dobbiamo rifare noi, la nostra persona? Perché vi ricordate prima il tizio che ci aveva detto chi eravamo e tutto quanto? Cioè ci aveva detto come noi dovevamo essere fatti. Un pirata con un pappagallo sulla spalla è davvero l'ultimo grido, anche se molti direbbero che questo grido sia: sono un verme schifoso che tortura i piccoli animali per suo divertimento personale. Sapete che cosa non riesco a capire dei pirati? Non sto nella pelle. Che cosa fanno nel tempo libero? Non possono passare tutta la vita a combattere, navigare e fornicare, giusto? Suppongo di no. Certo che no. Quindi, come credete che occupino il loro tempo libero i pirati? Credo che molti di loro amino stare vicino al fuoco con un buon libro. Beh, non credo proprio. Io personalmente riesco a passare i miei weekend pulendo carne. Se quello che si sente è vero, sempre più pirati passano il loro tempo libero su internet. Oddio, ripensandoci a me. Se quello che si sente è vero, sempre più pirati passano il loro tempo libero su internet. Non ho idea di cosa sia, ma proverò a disegnarlo. Vai. Vediamo. Sì. Fatto, ecco a voi, signore. Grazie della vostra pazienza e godetevi la vacanza sull'isola più felice del mondo. Grazie. Scusate? Oddio, siamo noi. Mi ha disegnato goffo e finto come un cartone animato, con una pistola e un pappagallo sulla spalla, roteando un topo morto mentre è impigliato in una rete da pesca. Ok. Vabbè, dai, ci sta. Comunque, ragazzi, anche sta cacata si è fatta, direi. E parliamo con la cameriera. Dobbiamo svaligiare questo negozio con tutti i buoni. Scusate. Che abbiamo. Buonasera, sono Elena e sarò la tua cameriera per questo pomeriggio. Volete sapere qual è il piatto del giorno? Va bene. Grazie di posto è questo. Aspetta, chiediamo un attimo perché... Comunque, che razza di posto è questo? Questo è il Planet Tripwood, appartenente all'omonima catena di ristoranti consacrati alla memoria del più famoso pirata delle tre isole, Guybrush Tripwood. Ah, questo spiega perché sembra che la mia vita sia stata vomitata su tutte le pareti. Prego. Io non riesco a riconoscere neanche un oggetto qua, se vi devo dire la verità. Boh. Va bene. Io sono Guybrush Tripwood e non sono entusiasta di questo posto. Questo è buono, signore. Cosa? Tutti sanno che Guybrush Tripwood è alto circa 6 piedi e 4 pollici, ha una cicatrice sull'occhio sinistro e un grosso pappagallo nero. No, davvero? Posso provarlo. Chiedetemi qualcosa che solo Guybrush Tripwood può conoscere. D'accordo. Come si chiamano i vostri genitori? Oddio. Mi pare... Oddio, mi pare che alla fine del 2 forse lo diceva. Mi pare George, forse. George e Gracie? Ha! Tutti sanno che i loro nomi erano Harry e Carry. No. Allora forse non siete davvero Guybrush Tripwood? Suppongo di no. Porca miseria. E voi? Chi dovreste essere? Sono Elaine Marley, la principessa pirata dell'isola di Melee. Ehi, baby. Puoi essere la mia Elaine quando vuoi. Cosa? Oh, niente. Chi ha avuto questa brillante idea? Planet Tripwood è una sussidiaria controllata dalle Ozzy Mandrill Enterprises. Pareva. Avrei dovuto immaginarlo. Penso di essere pronto per ordinare. Allora? Allora, proviamo, che ti devo dire? Guybrush, il temibile pirata burger. Suona bene. Penso di sì. E da bere? Largo, limonata largo. L'acqua, grazie. Una limonata largo andrà bene. Ottima scelta, signore. Come intendete pagare? Buono. Ah, perché deve pagare?
Pensavo di aprire un conto, vai. Ho questo buono per un pasto completo con tazza di scimmia. Molto bene, signore. Devo dirvi che a causa di una richiesta straordinariamente alta siamo impossibilitati a servire la portata principale del pasto ai possessori di buoni omaggio. Oh. Però potete comunque avere la vostra bevanda servita nella tazza di scimmia cerimoniale. Credo che dovrei sedermi. Vediamo se la tazza è quella che ci serve. Mi pare d'argento, eh. Attenzione, eh? Sì. E lei, se non sbaglio, no? Parla con il pirata. Andiamo. Fermo lì, ladro! Per favore, signore, restituite la tazza di scimmia. Oh, non intendevo tenerla. Davvero? Ma come? Omaggio? Ma... Ci deve essere un modo per prenderla e far loro credere che è ancora lì. Ah, scusate, io... Vediamo un po', cioè, questa tazza qua è molto simile. Non si può invertire? Ti somigliano, ma non credo che qui siano così stupidi. Ok. Allora, scusate, proviamo a... Perdonatemi! Parlare con il tizio ancora, va, aspettate un attimo. Hai già avuto una caricatura, non essere in dubbio. Ma io ne voglio una con me e la tazza di scimmia! Oh, ok. Vediamo... Qual è la vostra attività piratesca preferita? Vabbè, dai, a caso. Ho un debole per il fragore di un buon duello. Anche se a volte, quando le spade si toccano di striscio, si sente quel terribile... E qual è il vostro accessorio piratesco preferito? Mai. Non ho mai incontrato un pirata che non fosse innamorato della sua benda sull'occhio. Sebbene, credo che amerebbero ancora di più riavere i loro occhi. Come credete che occupino il loro tempo libero i pirati? Oh, a caso, vai, weekend. Io personalmente preferisco passare i miei weekend pulendo casa. No, davvero, è piuttosto rilassante. Sì, fatto, ecco a voi, signore. Vediamo. Grazie della vostra pazienza e godetevi la vacanza sull'isola più felice del mondo. Grazie. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ok. Quindi usa. Dobbiamo usarlo. Allora, proviamo a fare. Appunto, usiamolo con la colla. Adesso lo posso attaccare a qualcos'altro. Bravo, ecco. Usiamo questo con la tazza. Cavoli! Potrebbe essere scambiata per quella vera. Ah, ok. Quindi abbiamo solamente usato il pezzettino che ci hanno, diciamo, della tazza, no? Che ci ha disegnato. Direi, allora, prendiamo la tazza e sostituiamola con quella vera, così. Vai. Ok. Oh, e ragazzi, questo è il primo pezzo, eh? È una tazza d'argento che somiglia molto ad una testa di scimmia. Dai brividi. Ragazzi, primo ingrediente del risulto supremo recuperato, cioè, non è stato facilissimo, però dai, ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Immagino ci siano caduti, pensano che sia la vera tazza di scimmia. E quindi siamo a posto, bene. Allora ragazzi, vi direi, primo ingrediente, diciamo, per costruire l'insulto supremo ritrovato, ci alziamo dallo sgabello, torniamo nella... aspetta, che sta andando a prendere la tazza finta. Speriamo che non se ne accorge. A posto, è stato un piacere. Allora, primo ingrediente recuperato, vi direi, se il video vi è piaciuto, c'è anche guardato, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, nel prossimo episodio cercheremo di recuperare il secondo ingrediente dell'insulto supremo, così poi da arrivare ad avere il nostro insulto supremo completo. Bene, ci vediamo quindi nel prossimo episodio e quindi... Ma perché fa così con la testa? Vabbè, un saluto e ciao a tutti!